Questa è l'ora solare e all'ora solare, bentrovati, buon pomeriggio, grazie di essere con noi sempre, siete tanti, siete attenti e quindi sapete che all'ora solare c'è la buona abitudine di avere amici che tornano in questo salotto che devono considerare casa loro e c'è un'amica cara, una giornalista, scrittrice che si occupa di alimentazione, di benessere, lo fa con passione, lo fa con grande grinta e con sempre maggiore competenza. Sto parlando di Angelica Amodei, che saluto nel suo rosa primavera. Angelica, ben trovata. Buongiorno, ciao Paola, grazie del tuo invito. Buongiorno cara e bentornata. Buongiorno. Allora, direttore editoriale della rivista Informa, edita da Equilibra, della Unilever, cura una videorubrica settimanale di food e benessere sull'agenzia di stampa Italpress. I suoi ebook Sorsi di benessere e altri sorsi di benessere sono in vetta a tutte le classifiche, ma oggi Angelica, giornalista professionista, è qui per parlarci di un altro libro che ha scritto, un libro in cui c'è tanta passione civica e tanta attenzione ad una storia importantissima. Angelica. Io ho conosciuto Natale Giunta e la sua storia. Questo chef famoso che è un uomo di grande coraggio, che ha detto no alla richiesta del pizzo, ha detto no alla mafia, non si è piegato e ha denunciato. Io quando l'ho sentito raccontare la sua storia per la prima volta durante una premiazione per una cosa di lavoro, era uno show cooking, ho sentito veramente che c'era una storia forte, una storia vera e una storia che poteva davvero arrivare al cuore di tante persone. E ho, insomma, gli ho chiesto se aveva mai pensato di raccontarla. E così è nato questo libro, Io non ci sto. Eccolo qua. Corra i libri. Io non ci sto, ma invece Natale Giunta ci sta con noi, nel senso che è collegato con noi, sempre con questo nostro modo di essere insieme ai nostri ospiti da lontano, dobbiamo farlo, è rispettoso, bisogna fare così. Natale Giunta, uno chef da 1000 applausi. Grazie. Allora, collegato con noi da Palermo e da quella Sicilia che non hai voluto mai abbandonare, Natale, perché è la tua terra, perché ci sono arrivati i tuoi bisnonni con un viaggio che partiva da lontano, dalla Grecia, e perché tu lo racconti benissimo ad Angelica in questo libro. Sì, Angelica mi ha sentito un giorno raccontare un pezzettino di questa storia ad Assisi e si è innamorata di questa storia e con il cuore ha fatto questo libro. Io non me ne vado alla Sicilia e non me ne sono andato alla Sicilia perché andarsene significa darla vinta e darla vinta in questa terra per tantissimi anni, tanta gente, in questi giorni abbiamo ricordato tante vittime della mafia, sì. E tante persone ci sono rimaste, ci sono morte, e andarsene da questa terra significa andarsene da vivo ma morire lo stesso, quindi restare invece e vincere questa battaglia con le proprie forze, e la propria capacità e con tanto rischio sicuramente, però restare è una bella storia che si può trasmettere e raccontare. Tu hai lavorato, continui a lavorare con passione e con successo, Natale, e torniamo tra un istante da Angelica Amodei. E poi c'è un istante in cui, c'è un momento in cui la mafia viene a bussare alla porta e nella maniera più insistente, più odiosa, più classica, minaccia in buona sostanza il tuo lavoro e con il tuo lavoro la tua vita. Tu sei stato da subito capace di dire no. Paola, io negli anni più belli del mio successo, che era il 2012, avevo 32-33 anni, stavo crescendo professionalmente, stavo crescendo imprenditorialmente perché avevo quasi 100 dipendenti, attività sparse ovunque a Palermo. Guarda, mi sembrava la mafia che era solo un racconto dei giornali, un racconto dei telegiornali, che la mafia non esistesse più. E invece poi un bel giorno qualcuno mi bussò nel mio ufficio, mi accompagnò due persone, tra cui un boss pericolosissimo che era stato pure al maxi processo
fatto da Falcone e Borsellino, condannato ai tempi di Totorrina, e questo signore già anziano ai tempi mi disse: ma tu qua come hai aperto tutte queste attività senza l'autorizzazione nostra? Una delle frasi che mi ricordo ogni giorno: i detenuti dal carcere ti guardano e tu ti comporti male perché non paghi nessuno. E da lì la vita ti cambia, perché non sai chi sono. Io non conoscevo quelle persone, mi hanno detto delle cose pericolosissime che ho raccontato fin da subito agli investigatori, perché sono andato a denunciarli immediatamente. Però entri in un tunnel che non sai quello che ti può succedere, non sai quello che la vita poi potrà darti. O toglierti. Angelica, tu insomma, Natale va fatto come sempre io dico, va dato un grande abbraccio ad Antonella Clerici nella Prova del Cuoco. Natale è stato accolto non solo per la sua bravura, ma per la sua, anche per dimostrare, insomma, che ci fosse un abbraccio che non si poteva e non si doveva interrompere. Raccontare tutto questo in un libro, Angelica, chiede intanto una fiducia totale, no? Aperta tra i due attori, tra la giornalista che riporta la storia e il protagonista che gliela racconta. Ed è giusto mettere tutto questo su carta, perché? Perché è una storia di... Lo sai che cosa esce anche da questa storia? Non tutti dobbiamo essere, diciamo, vittime della mafia. Quello che dimostra Natale è che si può vincere, si può cadere e ci si può rialzare, e si può, e non bisogna rinunciare ai propri sogni. Lui non ha mai rinunciato ai suoi sogni, il suo sogno dei suoi fornelli, del suo lavoro. Avrebbe potuto lasciare la Sicilia, avrebbe potuto, certo, andare da un'altra parte. Aveva talmente tanto successo che poteva andare ovunque, e invece è rimasto nella sua terra ad aiutare anche le persone, perché lui comunque con il suo lavoro dà anche tanti posti, chiaro, di lavoro. Chiaro. E quindi secondo me è una storia che è un esempio di non mollare mai. Lui non ha mai mollato, anche quando tutto sembrava perduto. Ci sono dei tratti del libro che sono molto forti, perché sì, davvero si vede tutto il suo cuore. È stato un percorso, diciamo, ecco, anche di scrittura, penso per lui, anche di ripercorrere tutti dei momenti, insomma, difficili. È stato per me, secondo me, una storia veramente che va letta, perché dà fiducia che nella vita anche il bene può arrivare. Allora, io ricordo, Io non ci sto, Il coraggio di un uomo contro la mafia, edito da Rai Libri, sottolineiamo anche questo, e eccovi qua, vi vediamo belli, brillanti, solari alla presentazione di questo libro. Angelica Modei, Natale Giunta. Ci fermiamo soltanto per un attimo, ma proseguiamo con questa finestra aperta, anzi spalancata da parte dell'Ora Solare, su questa storia, perché è doveroso, perché sì, perché è giusto. Ci vediamo tra un attimo, grazie. Angelica Modei, amica dell'Ora Solare, oggi, e ce l'aveva promesso, è qui per raccontarci un altro suo libro. Io non ci sto, Il coraggio di un uomo contro la mafia, edito da Rai Libri, la storia di un incontro, quello con il grande chef Natale Giunta, e la storia che a quel punto è diventata una storia da mettere su carta, Il coraggio di un uomo contro la mafia. Angelica e Natale sono collegati con noi. Quanto è brutto avervi collegati da lontano, ma al tempo stesso vi sentiamo come se fosse un abbraccio vero e proprio. Natale, parto da te e poi sono nuovamente dall'autrice di questo libro. Quanto è difficile riaprire dei cassetti e tirare fuori dei ricordi brutti, Natale, brutti, dolorosi, e farlo per la comunità, perché in sostanza questo libro, poi tu la tua storia la conosci, Angelica la conosce perché è diventata tua amica, ma entrambi avete fatto la scelta generosa di dare questa storia, di concedere questa storia a tutti.
Paola, forse non li ho mai chiusi questi cassetti e forse purtroppo per il mio carattere chiuso che ho privato non avevo mai raccontato questa storia a nessuno, quindi questi cassetti erano semi chiusi. Prendo la tua frase che è bellissima, ma invece con Angelica li abbiamo aperti. Li ho aperti e gli ho raccontato questi anni difficili, ma perché quando ti ho raccontato quella prima parte poco fa, quando si sono presentati questi, tutto quello che avevo costruito in quel momento, ma soprattutto a livello personale, a livello familiare, a livello imprenditoriale, la serenità è sparita in un pomeriggio. Io ero un uomo sereno, ero un uomo tranquillo, andavo in televisione, avevo la mia azienda, avevo i miei dipendenti, fatturavo tantissimo, quindi da quel momento avevo due strade. Uno, quello, uscire da lì e andarmi a trovare il mafioso vicino, farmi sistemare questa vicenda e pagare lui e avere il mio protettore. La seconda, o forse la prima e l'unica, era quella di rivolgermi allo Stato, quella che io ho fatto, perché poi le vicende belle, e come continuo a dire, la vera antimafia la facciamo chi ci mette la faccia, chi se ne va in tribunale, chi punta il dito contro i mafiosi che manda in galera, chi punta il dito, chi fa sequestrare i patrimoni e vanno allo Stato. Per la mia vicenda lo Stato ha sequestrato 12 milioni di patrimoni e sono andati allo Stato. Chi va in carcere, come sono stato portato io a fare un riconoscimento all'americana, e tu vai, mentre che sei una notte, mentre che dormi, ti vengono a prendere i carabinieri a casa e ti portano in una cella perché devi riconoscere a chi ha accusato. Quindi la tua vita cambia. La tua serenità cambia, certo. E questo va raccontato, perché quando io oggi parlo con un ragazzo e mi dice: ma io ho paura, perché la nuova generazione non solo ha paura delle mafie, ma ha paura anche come carattere. Questo forse libro deve servire come un servizio pubblico, un servizio al ragazzo, perché oggi una generazione che stanno troppo a casa, stanno troppo con i cellulari, stanno troppo. Non è la mia generazione che ci buttavamo anche senza avere nulla. Io mi sono buttato, ho iniziato il libro, racconto, ho iniziato sì, senza avere nulla, senza avere soldi, senza avere una famiglia alle spalle di imprenditori. E quindi oggi questo coraggio manca anche ai ragazzi, quindi va raccontato che ci si può, nella vita ci puoi riuscire senza le raccomandazioni, perché come certo, continuo a raccontare, io sono stato 15 anni in televisione e non conoscevo nessuno, e quindi si può andare anche in televisione senza conoscere nessuno. Questo è un altro messaggio che continuiamo a dare, però tutti abbiamo imparato a conoscere te, su questo non ci sono dubbi. E guardate, non stiamo ancora parlando della bravura in cucina di Natale, e poi della assoluta competenza in salute di Angelica Amodei. Io li sto ancora tirando dalla parte di questo libro. Angelica, i ragazzi, io immagino che un libro così abbia, nonostante questo tempo, nonostante queste distanze, che poi passeranno, finiranno, perché finiscono le cose brutte e si ricomincia a vivere, però possa essere davvero un libro di grande presa nelle scuole, presso quelle persone, attenzione, grandi e più giovani, e parto prima dai grandi, che hanno bisogno di sentirselo dire, che non si deve mai disperare, che bisogna sempre avere la forza di saper andare avanti chiedendo aiuto. Guarda, è l'esempio della sua storia, lo dimostra proprio, dimostra di non aver mai mollato, perché ci sono dei momenti, quando lui ha denunciato, quando hanno arrestato i suoi estorsori, in realtà lì è cominciata ancora di più la sua rovina, in qualche modo, perché molti hanno cominciato a non andare più al suo ristorante perché dicevano: tu sei dalla parte degli sbirri. E quindi diciamo che non solo, non è che con l'arresto è finita tutta l'odissea, è cominciato un altro percorso difficile, e davvero avrebbe potuto anche accettare un altro tipo di lavoro. Quando sembrava non avere più nulla, l'ho detto poco fa, ha ricominciato. Lui non ha mai, io dice: io non spengo i miei fornelli, io non vado via dalla mia terra. Ma davvero è un esempio di coraggio. Certe volte io, guarda, lo dico anche su me stesso, ho imparato tante cose, anche sentendo la sua storia, intervistando anche alcune persone della sua famiglia. Sono una famiglia unitissima, c'è un amore tra di loro che è commovente, veramente, una forza che penso che anche quella gli sia servita. Perché lui ha avuto intorno un amore incondizionato di tutta la sua famiglia. È un esempio di famiglia, di coraggio, di forza. Veramente io sono felice di aver scritto questo libro, e spero che in tanti lo possano leggere e possa aiutare chi magari dice: ma io come faccio? Ma se ce l'ha fatta lui, ce la possono fare tante persone, davvero.
Angelica, io chiedo al nostro Alessandro Tresa, alla nostra regia, un applauso che ti arriva come applauso registrato, perché nello studio ci sono io. Ma è un applauso grande e forte. Abbiamo visto le foto. L'applauso va a Natale, perché veramente, guarda, ha una storia meravigliosa. Però Angelica Amodei è stata tanto brava a raccontarla questa storia. Natale, noi abbiamo visto delle fotografie che sono. Mi avete fatto commuovere. Che sono. La famiglia fa commuovere, è vero, Natale? È vero. Chi è questo signore? Papà. Papà. La tua famiglia è stata la tua. Il tuo porto sicuro anche in questa vicenda. Ma guarda, la famiglia è sempre è stato il mio porto sicuro. Ho una sorella più grande che mi ha aiutato tanto, perché mi è stato vicino in tutto, e quindi gli ho raccontato fin dall'inizio questa brutta storia. E poi, dopo gli arresti, vedere gli occhi ancora oggi, dopo quasi 10 anni, di mio padre, che quando mi vede piange, perché per lui ancora io sono in pericolo, ancora io mi può succedere qualche cosa. Quando mi chiama e non gli rispondo al telefono, per lui è una tragedia, capisci? Perché la sua testa gira attorno a cose brutte, quindi. Ma ci sta, perché un genitore, quando sente tutto quello che è successo a me per anni e quello che ho subito di minacce, di attentati, tutta una serie di cose per farmi cambiare idea e per non denunciare, perché i primi 10 mesi di indagini loro pensavano che io cambiavo idea, il loro pensiero non era quello che io stessi facendo una strada che era quella della giustizia, ma quella del menefreghismo, e prima o poi gli andavo a dare soldi. Invece poi alla fine ho fatto un'altra di strada, ho fatto la strada più difficile sicuramente, però la più sicura è quella che oggi mi ha portato di nuovo dove sono. E hanno ucciso, scusami, ma io questo lo voglio dire, perché è un segnale che ti hanno voluto dare di una crudeltà completa, assoluta. Hanno ucciso il tuo cane. Eh sì. E in modo barbaro, no? Che tutto inizia da lì, e da lì iniziano tutta una serie di torture per farmi per cambiare idea. Dal cane che gli hanno dato pezzi di vetro a mangiare, per questa parte terribile, a mettermi benzina al ristorante, a bruciarmi i mezzi, a mandarmi i proiettili a casa, a mettermi i bigliettini di minaccia nella macchina, a incontrarmi, a dire cambia idea. Quindi tutta una serie di cose che io dovevo o cambiare idea, solo che la mia idea fin da subito era una. Angelica, poi quando ci si vuole togliere di dosso il grigiore, lo dico, fatecelo fare un attimo, un sorriso di sollievo in tutta questa storia, uno dice vado a farmi sbiancare i denti, ad avere il sorriso nuovo. Angelica, è bella quella pagina, no? A volte non si sa, si varca una soglia e quel giorno è un giorno che diventa galeotto, no? Eh sì, perché lui va a fare una, come si dice, uno sbiancamento di denti, una pulizia di denti, e trova anche l'amore. E quindi vedi che sono arrivate tante cose belle per lui, anche in un momento, diciamo, della sua vita che non era tutta rosa e fiori, quindi è nato anche questo rapporto che poi è sfociato in un matrimonio. È bello, Natale, in un momento davvero. Natale, qui il sorriso è bianchissimo, quando sei nel giorno delle nozze con Valeria. Insomma, questa dottoressa. Ma quando voglio, diciamo che è in famiglia, quindi ho la possibilità di farlo sempre, quindi non ho il problema. Valeria era la dottoressa igienista dentale, veramente, che ti ha incontrato lì allo studio e non ti ha lasciato più. E questa è forza, no? Ma poi in un momento pure difficile, un momento della mia vita che ero sotto scorta, una ragazza che viene da una famiglia completamente diversa, che ha il suo lavoro, e se vuoi uscire un giorno devi uscire con la scorta, se vuoi uscire ti vuoi fare una passeggiata c'è 2 carabinieri armati dietro,
se vuoi uscire la sera, se ti dimentichi di comprare una busta di latte, devi chiamare i carabinieri, devi fare venire a prendere, diciamo che ci vuole una grande forza. Certo. Non è facile, soprattutto io mi ci sono trovato, lei no, e quindi è cambiato, diciamo che si è trovata in un momento di vita veramente difficile, per anni non è stato facile. Se, ripeto, ti vuoi fare una passeggiata, ti fai la passeggiata con due carabinieri armati dietro, quindi tutto non è semplice. Siamo stati per 6 anni senza mai uscire in macchina da soli, senza mai farci una passeggiata da soli, e quindi la vita è questa, però Però, non lo sai perché chi fa il mio mestiere non lo so, non se l'aspetta. no, sicuramente, però c'è Angelica che vuole dire qualcosa. Io mi sto godendo il primo piano di Angelica Modei che su questa storia d'amore è così, cuori, cuori, Perché cuori. comunque, perché poi anche quello, l'ho detto prima, è circondato d'amore, è un uomo circondato d'amore perché Yes. probabilmente l'ha anche saputo Sì. raccogliere, perché sa darlo e quindi lo raccoglie. E quindi è bello così. È bello così e E quella poi, è la forza. Hai in questo percorso della mia vita ho incontrato Angelica, quindi un altro visto? pezzo del cuore, vedi? Esatto. Perché In quanto ad angeli qui abbondano, abbondano assolutamente. Allora, tra poco ci faremo raccontare da Natale anche quella storia che arriva da lontano, la sua famiglia tenacissima, arriva dalla Grecia e ha saputo costruire, ha saputo fare. Intanto ha saputo costruire una famiglia bellissima, l'albero che non cade mai, quello della famiglia. E questo ragazzo, Rakib, il ragazzo che vi presentiamo adesso, ha una storia che, guardate, o Dickens o un bravissimo sceneggiatore per farne un film, non sarebbero stati più bravi a costruire. E invece la sua storia è tutta vera. E ce la racconta la nostra Antonellina Ferrara. quando sono arrivato a Torino davvero non avevo niente, non avevo neanche una giacca per mettere addosso. È cambiato molto nella mia vita. Oggi praticamente sono un chef e è un locale mio. Ho lasciato praticamente il Bangladesh, il mio paese. Da lì sono venuto qua quando avevo 18 anni, senza parenti, senza nessuno. Ho partito solo. Sognavo per venire in Europa o in America. Si parlava di in Europa, di in America, che è una vita molto carina, una vita molto migliore, una vita molto ricca. Invece quando sono appena arrivato non era così. Mio padre praticamente si è sacrificato molte cose per me, per mandarmi qua. Si è sacrificato anche sua terra, che ha venduto, tutto quanto. Io poi non volevo deludere e il primo lavoro che ho fatto è la bancarella. Sono andato a fare 1 mese e mezzo, 2 mesi muratori. Uscito praticamente una mattina, coangolo, l'unico locale che ha aperto, lo scannavo, e ho detto vabbè, vado lì, entro, ho fatto una domanda, diciamo, no? Cerco lavoro, del genere. Mi hanno poi chiamato, mi hanno detto lasciami il numero, poi ti chiamerò. Già negli occhi aveva subito un guizzo diverso, uno sguardo diverso, anche se molto timido, però si vedeva che era una brava persona, una persona comunque di cuore gentile. E lui ha cominciato aiutandoci un pochino in sala, in quello che era sbaraccare e rimontare il dehors, e poi è passato poi in cucina, e da quello non è mai più uscito dalla cucina, tra virgolette. Mi svegliavo alle 7, facevo praticamente, mi pulivo tutto quanto, andavo a scuola entro alle 8, finivo alle 2 e mezza, 3, quando c'era anche sport alle 3 e mezza. Finivo lì e tornavo direttamente a casa, lascio zaino, tornavo al lavoro. Ho fatto così 3 anni. Il momento che è duro nella vita, devo provare lì che sono un uomo e una persona che si posso fare qualsiasi cosa, posso andare avanti, anche se in difficoltà. Oggi io sono il chef di questo ristorante e sono socio di questo ristorante. E per me è mia soddisfazione con quello, quando viene mi dà mano e mi dice davvero è stato molto bravo e molto buono tutto quanto, tornerò per lei. E quindi sono soddisfatto, cioè, per proprio mia emozione con quello. E sono molto orgoglioso di me stesso, diciamo, grazie a Dio. Soprattutto, e grazie anche loro perché mi ha dato una mano.
Che bella storia, volevamo proprio raccontarvela, metterla in mezzo a questa giornata, insomma, diventare socio del proprio ristorante, del ristorante nel quale sei iniziato a lavorare portando i piatti al tavolo, lavando i piatti in cucina, insomma, una storia bella. Natale, nella tua famiglia, intanto vabbè, l'amore per la cucina hai, insomma, proprio l'hai sentito fin da piccolo. È vero che tu avevi un banchetto giusto per stare all'altezza del tavolo di preparazione dei cibi con le tue zie? Assolutamente sì, io vengo da questa famiglia di origine greca perché mamma, nonna, zie sono tutte greche e da lì io mi sono innamorato di queste signore che da bambino già erano anziane, ma mi hanno custodito per tantissimi anni, per loro l'obiettivo della loro vita era cucinare per noi, cucinare per la mia famiglia. I miei lavoravano, loro iniziavano la mattina, certo, dal pane ai biscotti al pranzo, al pomeriggio ricominciavano e facevano la cena, quindi gli facevano trovare la cena ai miei genitori, chiaro, custodivano noi, le mie sorelle, per loro era la loro vita, era la cucina. Quindi nella mia generazione, per fortuna o per sfortuna, non c'erano i cellulari, non c'era la PlayStation, fortuna, non c'era tutto quel mondo, e quindi era divertirmi in cucina a fare le palline e aiutare queste zie. Quindi mi sono innamorato fin da bambino del mondo che gira attorno alla cucina. Però perdonatemi, oltre a questo amore folle, a questo lì è talento, qui stiamo parlando, insomma, di Pelé, stiamo parlando di uno che il talento ce l'ha, e tu hai un talento grande e forte in cucina. Allora, tu hai un ristorante a Roma? Io ho un ristorante a Roma, ho un ristorante a Palermo, ho due negozi di street food, ho un'azienda che fa catering, eventi, sì, wedding. E ho non ti sei fermato là neanche con lockdown, perché hai agito sempre? No, mai, anzi, no. Sono rimasto a casa 4 giorni a fare video ricette. Dopo il 5° giorno ho detto: ma io devo passare mesi a casa a collegarmi, non è possibile. Quindi da lì, con allora, tutto il bene che voglio, uso i collegamenti come le pillole, non una si può ogni fare tanto. Esatto, esattamente. No, io al posto ho citato una meraviglia, cioè, insomma, il re del calcio, perché Natale deve correre sul campo, non c'è storia. Allora sentite, noi abbiamo Natale Giunta e abbiamo Angelica Modei, ma vi pare che non ci facciamo dare una ricetta dallo chef e una ricetta di benessere dalla numero uno delle ricette di benessere, che è Angelica Modei? Allora, io qui ho segnato riso carnaroli alla barbabietola con vongole e salsa di citronella. Natale! Pronto per la ricettina. Pronto, via! Che parliamo visto? Guarda, riso, vongole, barbabietola, scalogno, panna, burro, stecca di citronella, sedano, carote e cipolle. Intanto partiamo da un brodo vegetale che va fatto. Sì. Un buon brodo vegetale, quindi col sedano, carote e cipolla, vanno comprate le barbabietole, quindi o le rape precotte, vanno cotte bene, frullate, aggiunto un po' d'olio extravergine d'oliva. Una volta che tostiamo il riso, perché il riso si deve tostare perché si deve sentire il calore del riso, degli amidi, dei cereali, iniziamo la cottura col brodo, facciamo cuocere il riso fino al 70% di cottura. A quel punto mettiamo la salsa di barbabietola, a parte nel frattempo abbiamo aperto le vongole con la sua acqua, abbiamo filtrato le vongole, se troviamo la citronella la cuciniamo, gli aggiungiamo della panna e l'acqua delle vongole, frulliamo il tutto, mantechiamo il riso con burro. Sopra mettiamo questa salsa di citronella, delle vongole e dei fiori, come lo stai vedendo in questa foto. Allora, è facile, voi tornate sul sito di TV 2000 e riascoltate questa ricetta oltranza, non prima di aver ascoltato quello che si può bere, Angelica, a fine pasto di un pasto completo come è questa ricetta di riso. Anche tu ti sei tenuta sulla barbabietola. No, aspetta, voglio sottolineare, io non posso competere e mi vergogno pure, questi sono i miei sorsi di benessere, ma vicino a lui non si può. No, comunque, no. non concordo, allora, per una volta non siamo d'accordo, sto parlando di due numeri uno. E allora? Come Natale ha scelto la barbabietola per il suo risotto, sì, io la barbabietola la uso per i miei estratti, che Natale chiama i miei intrugli, che sono però i miei intrugli di benessere. Si dice: che intruglio stai facendo? Benissimo, intrugliamo.
La barbabietola si può consumare anche cruda, giusto? Assolutamente la... sì. No, ma facciamo poi chi parla dei tuoi intrusi? Di frutta. Io i tuoi intrusi li guardo con grande ammirazione. Sono belli, li adoro. Barbabietola, mela, stanno benissimo, anche una carota possiamo... e foglie di menta. La barbabietola è ricchissima di ferro e davvero un'alleata del nostro benessere. Abbiniamola, per esempio, con anche quando la mangiamo, per esempio, a fette con del prezzemolo, con il succo di limone che è ricco di vitamina C, assimiliamo meglio il ferro contenuto nella barbabietola. Allora, rivedendo un attimo la... Mi vergogno tantissimo. Questi sono, guardate, la conosco da anni, Angelica. Sono gli unici momenti in cui mi fa arrabbiare. Allora, ecco, fermate un attimo. Però qui. Io aggiungerei che questa ricetta di Angelica è meravigliosa. Se tu la stessa ricetta aggiungi dei cubetti di ghiaccio, frulli tutto, ti fai una granita pazzesca e ti dimentichi che ti ha messo quelle cose che poi alla fine ti fanno del bene. Quell'intruglio. Io metterei i cubetti di ghiaccio. Sì, è vero, c'era pure il ghiaccio, ma no, non li posso raccontare dopo la tua ricetta, quindi non si può. No, scusate, abbiate pazienza. Allora, abbiamo avuto il risotto raccontato e narrato da Natale Giunta come se fosse la cosa più semplice del mondo da fare, ed è meraviglioso perché lui giustamente dal suo punto di vista dice si fa così, no? E fa, come si chiama, il cucchiaio di Totti, ecco, fa così e poi tu ti trovi davanti al pallone e dici ce la farò. Comunque lo chef ha dato la ricetta. Angelica, la barbabietola deve essere cruda, cotta? Cruda, mai cotta. Caso sì, la possiamo prendere cruda e la passiamo nell'estrattore o nella centrifuga, nello zenzero, della mela, foglioline di menta fresca, è buonissimo. Tanto ghiaccio, come dice Natale. Si possono anche mettere il ghiaccio e dentro foglie di menta del ghiaccio e le mettiamo nel surgelatore. Ah, cioè facciamo i cubetti di ghiaccio colorati. Con dentro le foglioline di menta. Le foglioline di menta. Per dimenticare che quando fai quella bevanda che pensa che è un pranzo, invece ti stai facendo un mojito. Vero? Allora, guardate, ogni sorriso in questo momento per noi è un valore. Perché viene da un uomo che conosce la strada in salita, salita durissima della vita, la salita quando la gente ti lancia le pietre dall'alto e tu sei in grado di schivarle e di continuare a camminare. Quindi queste risate, questo sorriso oggi valgono oro. Datemi retta, valgono oro. Grazie Paola. Leggete questo libro, grazie a te Natale, Io non ci sto, il coraggio di un uomo contro la mafia, edito da Rai Libri, voluto fortemente da Angelica Modei, che ringrazio tanto, tantissimo, perché ha fatto un gran lavoro per tutti noi. È nato Grazie. Dalla storia vera di Natale Giunta, uno chef e un uomo coraggioso, molto coraggioso. Grazie a voi. Grazie Paola, grazie a tutti, grazie per la bellissima intervista. Un abbraccio grande così, grande. Allora noi ci fermiamo qui solo per un istante, l'ora solare torna tra un attimo, grazie. Allora, noi ci dedichiamo ai beati del secolo scorso. Oggi raccontiamo la storia, guardo da questa parte perché ci sono queste fotografie bellissime di questa ragazza, una ragazza di soli 18 anni, Cecilia Eusepi, è vissuta agli inizi del secolo in un paese alle porte di Roma, morì di tubercolosi. Questa ragazza purtroppo capitava, era una malattia crudele come tutte le malattie di un tempo in cui era difficilissimo curare. Il cardinale Angelo Amato il 17 giugno del 2012 l'ha dichiarata beata. Siamo a Nepi, alle porte di Roma, ed è considerata una sorella spirituale di Teresa di Lisieux. Ringrazio davvero tanto padre Giuseppe Galassi, che è collegato con noi. Padre, ci dobbiamo vedere così da lontano, però siamo collegati. Ben trovato. Bene. Padre Galassi è dell'Ordine dei Servi di Maria, parrocchia dei Santi, sette fondatori di Roma. Allora, prima di iniziare questo racconto, andiamo a Nepi, andiamo proprio in quei luoghi tanto amati da Cecilia.
Siamo presso il convento di Sant'Olomeo e qui cominciò la grande storia di Cecilia. È stato allestito un museo che racconta la storia di Cecilia, che raccoglie tutte le sue memorie. In questi quadri c'è la storia, la morte del padre, la venuta a Nepi presso le monache, presso la Tenuta La Massa, con la famiglia, la madre, e il suo primo approccio con le cistercensi, per conoscere poi i servi di Maria. Questa statua ha un particolare, il bambinello che lei desiderava avere in braccio, e per questo da ragazza, quando stava alla Massa, insegnò catechismo qui a Nepi, dimostrando tutto il suo amore per i bambini. Queste sono le spalliere del letto di Cecilia, che sono state trasportate dalla Massa in questo piccolo museo. Qui ha passato gli ultimi 2 anni della sua vita, sofferente. Anche nella sofferenza si dilettava, se vogliamo, a creare un centro d'uncinetto, perché lei le sue tradizioni non le ha mai dimenticate. In questi umili lavori ricordava la figura di suo padre. Qui abbiamo la sedia, l'inginocchiatoio, dove solitamente Cecilia pregava. È un bel ricordo, perché la preghiera è stata compagna veramente fedele della nostra cara Cecilia. Dopo che siamo transitati per il corridoio inferiore del convento dei Servi di Maria, siamo arrivati alla tomba di Cecilia. Lei da bambina frequentava questa chiesa e, quando è stata male, ha espresso il desiderio di essere sepolta sotto la Madonna Addolorata. E qui vediamo la devozione dei nepesini, e non solo dei nepesini, che si manifesta attraverso i fiori, le immagini a Cecilia, i gigli, il fiore preferito da Cecilia. E poi abbiamo anche queste coccarde che i genitori dei bambini appena nati portano qui per chiedere la sua protezione. Riguardo ai gigli, mi piace ricordare la frase di Cecilia: quando sarò in cielo, manderò una pioggia di gigli in mezzo a voi. Grazie al nostro Rosario Sardella, grazie non solo per le immagini, ecco, questa intervista, ma per la, come sempre, la delicatezza nel racconto. Padre Galassi, padre, mi sente? Vediamo un po', si senti? Riesce a sentirmi, padre? Perfetto, adesso tra poco riuscirò a sentirla anche io, perché così riusciamo a riconnetterci. Allora, padre Giuseppe, quando è entrato nell'ordine dei Servi di Maria, ha conosciuto la storia di questa ragazza. È una storia, se volete, anche perché in 18 anni di vita, voglio dire, si può approcciare la propria di esistenza, la si può dedicare agli altri, come Cecilia ha fatto, si può essere, l'avete sentito, catechista per i più piccoli, per i bambini, perché ai bambini era già rivolta tutta la sua attenzione. Padre Galassi incontra Cecilia, la incontra come storia, chiaramente, e da quel momento non se ne stacca più. Che cos'è che lei ritiene più importante della storia di questa beata, padre Giuseppe? La cosa più importante, che un po' è il DNA di tutto il suo cammino spirituale, Cecilia ha vissuto il quotidiano in una maniera piena. Ecco, è la santa del quotidiano, è la santa infanzia anche nella vita spirituale. Non a caso
si chiamava, anzi si autodefiniva il pagliaccetto di Dio, ed ecco anche la storia di un pagliaccio. E addirittura verso la fine arriva a dire anche il niente di Dio. Per cui questa si è fatta santa senza nessuna opera esterna. Ha offerto, offerto, offerto tutto quello che gli capitava durante una giornata. I suoi tre grandi amori però, il crocifisso, la dolorata e l'Eucaristia. E questo è tutto il cammino spirituale umano di Cecilia, che la sua sofferenza fu poi quasi un dono che lei ricambiò con questa fedeltà, addirittura a dire la mia passione è cantare l'amore di Dio. Per cui Cecilia è la santa del quotidiano, è la santa del niente, la santa del pagliaccetto, ecco come se lei si definiva, il pagliaccetto di Dio. Ora, padre Giuseppe, scusi se la interrompo, questo niente, questa ragazza muore nel 1928, muore in un tempo in cui non c'è purtroppo una data per la povertà, però noi dobbiamo immaginare il nostro paese, la nostra Italia, un piccolo centro dell'Italia, in un tempo così lontano. Questa ragazza era sempre costantemente a disposizione e lei dice bene, quella santità del quotidiano era fatta veramente di minuscole cose. Perché viene chiamata la sorella spirituale di Teresa di Lisieux, quindi di una grandissima santa? E a parte che lei l'aveva già scelta come una sua protettrice, tant'è vero che chiese di morire il giorno stesso di Teresa di Lisieux, il 1° di ottobre. Somiglia a Teresa perché Teresina era la santa della spiritualità della santa infanzia, cioè proprio ecco, la spiritualità del bambino, della bambina. Sì. Sì. Per cui effettivamente somiglia a lei proprio in questo cammino di una spiritualità fatta di semplici cose, vissute però con quella passione di amore. Quando Cecilia Eusepi piano piano con la tubercolosi, che è una malattia tremenda, cede parte di sé, della propria vita, della propria salute, quotidianamente, anche qui, quotidianamente, come purtroppo fa una malattia, padre Giuseppe, lei non è lasciata da sola, perché c'è questa, possiamo definirla questa folla di persone che le restituiscono con visite continue, costanti, tutto l'amore che lei era stata capace di dare in quei piccoli 18 anni di vita. Sì, però c'è questo che in pratica anche le visite, in modo particolare i frati servi di Maria, perché era la beniamina del convento, anche lei stessa si definisce la beniamina dell'addolorata. Per cui Cecilia era un po' amata da tutti, tant'è vero che i suoi funerali è una folla immensa, due carri carichi di, il primo trainato da buoi, tutti i gigli, il secondo di tutte le varietà, e per cui effettivamente era un po' anche vezzeggiata, tant'è vero che il padre Agostino Fagiolo, che è stato uno dei suoi primi a incontrare insieme al padre Angelo Flamini, la chiamava la bamboccetta del convento. Certo, perché era il farsi volere bene. Noi abbiamo una foto che rappresenta un quadro, o meglio, il quadro che vedete in questa fotografia rappresenta un sogno. Esatto. Ecco, ce lo spieghi. Eccolo qui. Allora, la signora che ha raccontato il sogno è di Campagnano,
ho predicato la bellezza di 18 settimane di missioni popolari per la preparazione di Cecilia, per la preparazione alla festa della beatificazione. Sì. E allora una signora, Elvira, l'aveva conosciuta, a 9 anni partecipò ai funerali di Cecilia. È lei che mi ha raccontato anche i due carri carichi di fiori, uno tutto bianco e l'altro tutto colorato. Durante questa missione ha sognato Cecilia con un mazzo di fiori come sta nel quadro, tutti colorati, e dice: guarda quanti fiori ho, però non so a chi darli perché nessuno mi li chiede. Quasi da dire che voleva essere pregata, che perché lei, morendo, dice espressamente: quando sarò in cielo manderò una pioggia di gigli. Padre Giuseppe Galassi, dell'Ordine dei Servi di Maria, Parrocchia dei Santi Sette Fondatori di Roma, grazie. Grazie di essere stato con noi. L'ora solare, come tutti i giorni, da lunedì al venerdì, vi aspetta alle ore 14. Grazie a tutti.